Presidente, il tennis di Laia è campione italiano di tennis over 60, una grande soddisfazione per questo circolo che continua ad affermarsi anche a livello nazionale. Sì, un po' era nell'aria perché ci stiamo preparando da gennaio a questa competizione. Siamo andati in giro per l'Europa a fare tornei, avendo delle grosse, grossissime soddisfazioni, vincendo un po' di qua, un po' di là. Quindi un po' nell'aria c'era questa speranza e possibilità. Ci siamo allenati seriamente, abbiamo fatto preparazione fisica e parecchi tornei. E quindi insomma è un risultato che insomma nel quale abbiamo sperato tanto e che finalmente abbiamo Grazie. raggiunto. Avevamo di fronte grandissimi avversari di valore, una società nella finalissima abbiamo incontrato il Canottieri Roma, che è da sempre una delle più grandi società di più forti circoli italiani, e quindi la soddisfazione è doppia. Noi abbiamo studiato bene la formazione, cercando un mix di esperienza e qualità, e quindi con una squadra di 5-6 elementi siamo riusciti a portare a termine questa missione. Beh, sì, anche perché era la squadra da. Eravamo noi, diciamo, considerati la squadra più forte, però è una squadra da non sottovalutare perché sono giocatori a livello nazionale e sono dei più forti anche a livello over 60. Sapevamo di trovare questa squadra in finale e di combattere come è successo comunque oggi. Io sono tanto contento di aver vinto questo campionato italiano al mio circolo, a Bari, e soprattutto con i miei amici Rocchi, Brino, Giovanni, il presidente Lia. Sono contento di aver portato un campionato italiano over 60 in questo bellissimo circolo. Diciamo che il doppio è una gara particolare, soprattutto quando è decisivo, cioè i valori tecnici passano in secondo piano ed entrano in campo l'esperienza, la personalità e da questo punto di vista il curriculum mio e il curriculum della carriera di Moscelli era decisamente superiore al curriculum dei nostri avversari e questo ha fatto la differenza perché poi alla fine il match si è deciso su 5-6 colpi, ripeto, non è più una questione tecnica ma diventa una questione proprio di personalità. Mi associo a quello che ha detto Paolo per quanto riguarda la soddisfazione di aver scelto una squadra. Paolo praticamente l'ha scelta lui, i nominativi, ha scelto non tanto fra giocatori che possono essere più o meno validi o forti in una formazione, ma anche e soprattutto fra amici, certe persone con cui si sta bene insieme e questo è fondamentale anche se il tennis è uno sport individuale, in questo caso la squadra che conta, tutti intorno a noi sentivamo la presenza e la sofferenza di Danilo Longo che è stato in panchina tutt'oggi, credo si sia stressato più lui che di noi senza alcun dubbio, di Franco Brino che ha finito la partita con le lacrime agli occhi perché, non perché ha perso, perché ha dovuto abbandonare e lasciare una squadra in svantaggio. E queste sono le cose che fanno bene e che soprattutto mi fanno continuare a giocare.